tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Incidente all'ingresso del casello della 14 di Marotta, coinvolti un tir e due auto. Oggi sciopero generale dei lavoratori del comparto energia, salario e rinnovo del contratto, i temi sul tavolo. Laurearsi a 79 anni, l'incredibile storia di Ileno Mengarelli da Vallefoglia. Al via la 17ª edizione del brodetto delle zuppe di pesce al Lido di Fano. Lamberto Zauli è il nuovo allenatore della Juventus Under 19. Buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia. Partiamo dalla cronaca. Incidente stradale questa mattina all'altezza dello svincolo dell'A14 del casello di Marotta lungo la Cesanense. Tre mezzi coinvolti ed un ferito non grave sono il bilancio del sinistro. Per ragioni ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale sono entrati in collisione un tir olandese, due autovetture, una punto grigia vecchio modello condotta da un artigiano in pensione originario di Mondolfo ed una BMW. Il conducente della Punto Grigia è stato soccorso dal personale del 118 per lesioni riportate ad un braccio, per le quali è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti, mentre sono rimasti praticamente illesi gli altri conducenti dei mezzi. Sul posto anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Fano per mettere in sicurezza una delle due auto alimentata a GPL. Cambiamo argomento. Oggi 4 luglio sciopero generale dei lavoratori del settore energia e petrolio. Ad indirlo le organizzazioni nazionali di Filctem, Femca e Wiltech per il rinnovo del contratto collettivo nazionale energia-petrolio con l'organizzazione di presidi territoriali permanenti davanti alle sedi direzionali, come è avvenuto questa mattina davanti alla sede Saipem di Fano, dove i lavoratori ed i rappresentanti sindacali sono stati presenti dalle 9 alle 11. Anche il sindaco Seri ha incontrato questa mattina i lavoratori in sciopero assieme ai rappresentanti delle tre sigle sindacali e Alessa Di Girolamo della RSU. Lo sciopero si è reso indispensabile, si legge nel comunicato firmato dalle tre sigle sindacali, per respingere le pretese ingiustificate del datore di lavoro, tese a confutare il modello contrattuale e le condizioni previste in materia dall'accordo tra CGL, CISL e UIL e Confindustria del 9 marzo del 2018. Le condizioni espresse da Confindustria Energia tendono ad un'ingiustificabile riduzione del salario di riferimento ed un contenuto aumento economico, assolutamente non in linea con i più che positivi e consolidati andamenti economici delle aziende del settore e al tentativo di condizionare negativamente anche i futuri rinnovi contrattuali. Per noi, dicono i sindacati, è in gioco non soltanto il rinnovo del contratto, ma l'intero sistema delle relazioni sindacali. Come vedete, questa mattina appunto una sessantina di dipendenti erano proprio fuori dalla sede, come avete visto nelle immagini. Nel comune di Vallefoglia, invece, nei giorni scorsi c'è stata una festa di laurea molto particolare e fin qui nulla di strano, direte voi, ce ne sono tante, però il dottore in questione ha ben 79 anni. Sentiamo la sua storia. È un mese più vecchio di Pelé, come ama scherzosamente dire lui. Ileno Mengarelli, classe 1940, di Vallefoglia, maître d'hôtel in pensione e neolaureato in filosofia alla veneranda età di 79 anni. Ha frequentato dal 2014 la facoltà dell'Università di Urbino, mischiato ai giovani studenti per i quali ha rappresentato un esempio di costanza e tenacia, saltando solo pochissime lezioni. Ileno è quello che gli americani definirebbero un completo self-made man. Lavora da quando ha 12 anni con in tasca solo la quinta elementare. Figlio di contadini, ha girato mezza Europa negli alberghi più lussuosi di Londra e Amburgo, e dove ha iniziato la sua carriera
sera a Dimetre in Svizzera e ha conosciuto personaggi dello star system internazionale come Mick Jagger, il baronetto Paul McCartney o Rudolf Nureyev. Ha imparato, frequentando le scuole selari, 3 lingue straniere e 20 parole di russo, tanto per sapersela cavare nelle cose essenziali, scalando tutti i gradi dell'istruzione fino alla laurea, con l'orgoglio delle sue 2 figlie e della moglie Gisella, che assieme al sindaco di Vallefoglia e da quello di Gradara, dove ora vive, hanno partecipato alla sua singolare festa di laurea. Come mai questa decisione di arrivare a questa fine percorso? Ma ho sempre avuto la passione, da quando ho iniziato a leggere qualche testo di filosofia, di ampliare le mie conoscenze. E quando lavoravo naturalmente leggevo, ma non potevo frequentare università o altri istituti. Come sono andato in pensione alla giovane età di 72 anni, così. Ho preso il diploma di media superiore e poi mi sono iscritto all'università. Però io sono 40 anni o più che mi cimento come autodidatta in filosofia. Io sono andato avanti con le scuole serali, l'unica normale, la quinta, fino alla quinta elementare, e la laurea. Diversamente le ho prese sempre con i corsi serali, le medie, i primi 3 anni di ragioneria e poi il diploma alla maturità, sempre con i corsi serali, perché poi io lavoravo, quindi non mi potevo permettere di lasciare il lavoro e andare a scuola. Adesso cosa farai? Approfondirai la conoscenza o hai intenzione di andare avanti e prendertene un secondo titolo? Mi iscriverò alla magistrale. Vedo come sto, perché anche i miei compagni... E allora, dopo la laurea si scrive... Ragazzi, io ho 78 anni e non è che posso... Comunque mi iscrivo adesso a settembre, ottobre, e poi se sto bene proseguo, e altrimenti farò il vecchietto. Bene, complimenti e congratulazioni ancora a Eleno per questo suo bel risultato. Ed ora andiamo al Lido di Fano per l'inaugurazione ufficiale della 17ª edizione del Festival Internazionale del Brodetto delle Zuppe di Pesce. Per noi a seguire questa giornata c'è Simona Zonghetti, che vedo già in collegamento. Allora Simona, buonasera e raccontaci tutto. Sì. Sì Lino, buonasera a te, buonasera a tutti i telespettatori di Fano TV. Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 19, ha preso ufficialmente il via il Festival Internazionale del Brodetto delle Zuppe di Pesce. La manifestazione, che è giunta alla 17ª edizione, torna al Lido di Fano con un programma davvero ricco di iniziative, super ospiti e novità. La cerimonia si è svolta alla presenza degli organizzatori, ma anche alla presenza di Franco Manzato, sottosegretario alle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo. Quindi chiedo intanto alla regia di mandare in onda l'intervista che abbiamo realizzato con l'onorevole. Era anche un dovere, perché è una manifestazione talmente importante, talmente determinante anche per questo territorio, che noi non potevamo essere assenti. Nei discorsi che abbiamo fatto nella presentazione comunque si evince un idem sentire rispetto alla strategia di valorizzazione sul territorio, ma legata anche all'enogastronomia, che è il terzo motivo per cui si sceglie anche l'Italia. Nel suo intervento ha detto anche che l'importazione del pesce, per quanto ci riguarda, è elevata. Sì, l'importazione del pesce raggiunge ormai l'85%, per cui dobbiamo essere molto vigili in termini di controlli di ciò che arriva nei nostri porti, da una parte, ma anche la possibilità di valorizzare quello che abbiamo di italiano, perché sappiamo che non significa solamente un pescato di qualità e anche tracciabile, ma sappiamo anche che significa posti di lavoro per gli italiani, e quindi dobbiamo aumentare, potenziare, dare la possibilità anche ai giovani magari di entrare in questo settore. Ha già avuto la possibilità di assaggiare il nostro brodetto alla Fanese? No, non ancora, però adesso cominciamo con Giorgione, persona che io tra l'altro stimo moltissimo, ma poi è tutta la serata, insomma, credo che prima o poi ci arriveremo. E come avete visto dalle immagini, l'inaugurazione è avvenuta sul palco centrale che alle mie spalle, allestito sul lungomare Simonetti. Erano presenti i rappresentanti di Confesercenti, di Pesaro Urbino, ma anche gli amministratori regionali e comunali. Quindi ascoltiamo anche le loro dichiarazioni.
Sindaco, una manifestazione che promuove Fano e i suoi prodotti tipici, un bel biglietto da visita. Direi proprio di sì, è un modo per promuovere la città, per promuovere le nostre eccellenze enogastronomiche, ma soprattutto promuovere anche il legame che la città ha con la sua tradizione marinara. Quindi qui si valorizza il pescato, si valorizza un po' tutta la filiera e poi un bel biglietto da visita, una bella festa, un bel festival e tanta gente che partecipa. La regione è al fianco del festival anche per promuovere turismo ed enogastronomia. Beh sì, la regione è attenta a queste iniziative che sono iniziative importanti non solo per Fano ma direi per l'intera regione Marche. Ovviamente importante sia per la marineria, per la pesca, per il prodotto ittico che è un'economia importante per la regione Marche, ma è altrettanto importante per il turismo perché abbiamo la consapevolezza di come dal 2013 al 2017 il turismo enogastronomico sia cresciuto di circa il 70%. Il 50% degli italiani sceglie una destinazione turistica in base all'enogastronomia. Il fatturato è elevato, è un grande traino per l'economia, quindi sostenere eventi come questi è un'occasione importante per l'economia dell'intero territorio, per la valorizzazione turistica e per il turismo in generale. Fiorelli, da oggi si parte, 4 le giornate dedicate all'evento. Tra pochi minuti si apre la 17esima edizione, siamo da 17 anni qui al Lido, riconfermato il Lido, riconfermato il palco centrale, c'è il ritorno del Pallabrodetto che è la novità più importante insieme alle altre eccellenze del nostro territorio che sono oltre al Brodetto naturalmente, sarà la Moretta con il suo Palamoretta e il Bianchello del Metauro che finalmente è la sua consacrazione dopo tanti anni come piatto ideale per il nostro Brodetto. E tanti, come vi dicevo, saranno gli ospiti di questa 17esima edizione. Giorgio Barchiesi, conosciuto da tutti come Giorgione, ha dato il via alle 19.30 ai cooking show al Pallabrodetto. È protagonista della trasmissione Giorgione, Orto e Cucina su Gambero Rosso Channel. Lo chef proporrà un pacchero alla Giorgione con gallinella di mare, cipolla rossa di Tropea e pomodorini datterini. A chiudere la prima giornata del festival sarà un concerto dei Main Love, tributo band dei Beatles, il cui show comprenderà una quarantina di canzoni tra le più famose della band inglese. Da domani poi saranno al lavoro anche le cucine allestite nei 600 metri del lungomare Simonetti. Migliaia di brodetti alla Fanese riempiranno dalle ore 19 alla mezzanotte il Lido di Fano. Ospiti di domani saranno anche alle ore 13 lo chef Stefano Ciotti che ha aperto un ristorante a Pesaro, il quale nel 2017 ha ottenuto una stella Michelin. Alle 19.30 lo chef Carmelo Carnevale, presidente dell'associazione professionale cuochi italiani nel Regno Unito. Alle 21 nel palco centrale ci sarà la gara finale per il miglior brodetto fatto in casa. Protagonisti della sfida saranno Giuliana Paciotti, pensionata fanese, e Giovanni Troiano di Manfredonia ma da 20 anni a Fano. La giornata del venerdì si concluderà con un grande ospite, il comico Maurizio Lastri, che dalle 22.30 reciterà i suoi celebri endecasillabi danteschi. E anche noi domani torneremo sempre qui al Lido di Fano sul lungomare per raccontarvi come andrà la seconda giornata, quindi torneremo a ricollegarci durante il nostro telegiornale Occhio alla Notizia. Per questa sera è tutto, Lino, a te la linea. Bene, grazie Simona Zonghetti che sta seguendo per noi il festival, appuntamento quindi a domani sera. Bene, rimaniamo in tema festival perché una delle novità assolute di questa edizione è Meet Moretta, uno scenario nel quale si svolgerà una competizione molto particolare tra barman proprio per aggiudicarsi la miglior Moretta del festival. In qualità di associazione siamo stati chiamati per poter gestire questo contest sulla Moretta. Oltre alla classica Moretta avremo sicuramente modo di assaggiarne di diverse perché ognuno diciamo, ha la propria ricetta che custodisce in modo molto 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 geloso, quindi siamo molto curiosi di cercare di capire quali sono le differenze tra una e l'altra. Abbiamo voluto vedere la fantasia, quindi scoprire la fantasia e creare anche un contest per una Moretta Evolution, quindi quello che potrebbe essere al giorno
giorno d'oggi l'evoluzione di questa bevanda. Ecco, l'associazione è colei che intende a questo contest, ma l'ABI ha una mission ben precisa. La nostra mission è quella di comunque sia mettere al corrente il cliente di quello che praticamente va a bere. Quindi abbiamo costruito un'etichetta, abbiamo elaborato un piccolo libricino che cercheremo di distribuirle nelle scuole alberghiere e a tutti gli operatori per avere una sorta di salvaguardia sia per la ricetta in sé per sé e nello stesso tempo avere comunicazioni da poter dare al cliente in merito ai grammi alcolici, alle chilocalorie, al gusto, al colore, perché riteniamo comunque sia giusto ed opportuno che il cliente sia a conoscenza di quello che beve, di quello che è il cocktail. Alla fine di tutto però l'ABI decreterà il Morettaro 2019. Abbiamo a disposizione i migliori bar che presentano la Moretta oggi attualmente nella città di Fano. Se vi trovate nei paraggi credo che sia giusto fare una passeggiata, anche perché ci sarà una giuria popolare, quindi daremo delle tabelle, ribadisco, sarà un contest molto divertente. Bene, gli amanti di questa bevanda certamente non mancheranno di andarci e rimaniamo sempre in ambito di eventi estivi. Ultimi accorgimenti in attesa dell'inaugurazione ufficiale della seconda edizione di Sinestesia Festival con il patrocinio del Comune di Mondolfo, assessorato alla cultura, della Regione Marche e della provincia di Pesaro e Urbino. Dalle ore 19 di venerdì 5 luglio si apriranno i battenti con l'inaugurazione e la mostra Echi e Corrispondenze e si inizierà il sipario del complesso monumentale di Sant'Agostino per essere immersi in un viaggio sensoriale attraverso la musica, la creatività dei laboratori, vecchie pellicole cinematografiche, importanti ceramiche, grafiche e sculture in dialogo sinestetico con opere d'arte proposte al pubblico in un ciclo di mostre fino al 4 di agosto 2019, appunto. E ora cambiamo ambito, parliamo di sport e dei tornei estivi di volley delle CSI. Ce ne parla dalla redazione sportiva Matteo Del Vecchio. Due settimane spettacolari che hanno tenuto fanesi e turisti incollati alle panchine e ai lettini di Sassonia, dove il CSI di Pesaro Urbino ha organizzato il 2x2 di beach volley maschile in notturna e il 38esimo volley estate idronova. Manifestazioni inserite nel calendario di CSI on the Beach Fano Estate 2019. Sulla sabbia dei Bagni Carlo e Bagni Gabriele dal 24 al 28 giugno si sono sfidate 36 coppie, suddivise in open e amatori, con in campo diversi giocatori di Serie A, molti dei quali della rosa della Giban Virtus, neopromossa nella terza serie nazionale. A spuntarla sono stati Marco Ulisse e Giorgio Gradoni, che in finale hanno avuto la meglio per 2-0 su Luca Pietrelli e Andrea Ferro. Si è conclusa con lo stesso punteggio anche la finale amatori, che ha visto salire sul gradino più alto del podio il duo composto da Luca Pascucci e Andrea Paponi, vittoriosi all'ultimo atto su Alessandro Ferri e Alessandro Antonioni. Sulla pista polivalente di Viale Adriatico invece erano 12 le squadre che si sono contese uno dei trofei storici del CSI, che ogni anno richiama squadre da tutta la provincia. A trionfare nella categoria Open sono stati i Triplo Anatema, che hanno superato per 3-0 con parziali tutti tiratissimi i Tacchini del Vez. Nell'ambito della finalissima è stato attribuito un premio anche alla miglior giocatrice del torneo, che è risultata essere Francesca Colombaretti, premiata con una targa ricordo in memoria di Cinzia Spinaci, mamma del vicepresidente CSI Giacomo Mattioli e collaboratrice dell'ente. A fare d'antipasto alla finale di domenica era stata la finale amatori, che ha visto vincere l'oro a Super Mario Team. Triplo Anatema e Super Mario Team sono chiamate ora a disputare la Supercoppa CSI, in programma il 7 agosto a Carrara, quando dall'altra parte della rete troveranno le formazioni vincitrici dell'analogo torneo che si svolgerà dal 15 luglio al 4 agosto proprio allo Sferisterio di Carrara. Grazie, avete giocato, vi ho seguito. Bene, rimaniamo in ambito sportivo perché Lamberto Zauli, romano di nascita ma fanese d'adozione, 48 anni, ex allenatore del Fano nel 2011, è ufficialmente il nuovo tecnico della Juventus Under 19. Lo ha comunicato la stessa società attraverso il suo sito internet e i profili social. Dopo l'esperienza granata nel girone B della seconda divisione, sono arrivate per lui la Reggiana, il Sant'Arcangelo, il Teramo e la Primavera
Riviera dell'Empoli. Dal 5 luglio 2012 Lamberto Zauli è allenatore di prima categoria UEFA e Pro e quindi può ricoprire il ruolo di tecnico di una squadra della massima serie. Eventi alla BCC si susseguono dopo naturalmente il cartellone presentato già dal suo organizzatore delle rassegne dialettali, però ci sono anche concerti, musica e rappresentazioni. Sentiamo che cosa va in scena domenica prossima, 7 luglio. Questa domenica alla BCC Arena sarà protagonista la musica. Kurt Cobain e i suoi Nirvana sono conosciutissimi in tutto il mondo e anche da noi. Abbiamo deciso di omaggiarlo noi, ma soprattutto ha deciso di omaggiarlo Will Hunt, batterista degli Evanescence e anche di Vasco. Porta all'arena questo suo tributo a Kurt Cobain e Nirvana, ma che noi abbiamo arricchito con una sorta di storia del rock per omaggiare appunto Kurt Cobain nel 25esimo anno della sua scomparsa. Dettagli insomma su questa serata per gli amanti del rock, della musica in generale. Prima di lui abbiamo alcuni che proporranno dei pezzi originali, fanno un omaggio a una cosa già esistita, già famosa, per ricordarlo. E poi abbiamo il Basso Ventre, per dire, sono un gruppo di Pesaro che presenterà qualche pezzo. Poi ci sono i Crotalo Company che stanno costruendo in giro per l'Italia una storia del rock, omaggiando tutti i capisaldi, dai Deep Purple, le Zeppelin, con interpreti che vengono un po' da tutta Italia. E in questo caso avremo uno speciale sugli CDC, che c'è un interprete che lo chiamano in tutta Europa perché insomma ricorda molto Brian Johnson degli CDC, e probabilmente forse Will Hunt farà una gemma anche con noi. Poi ci saranno altre realtà che stiamo inserendo prima del momento del concerto insomma di Will Hunt. Insomma, grande musica e grande serata. Sì, tutta una serata tutta dedicata al rock. Bene, io mi fermo qui, è tutto per questa sera. Vi ricordo che dopo di noi, dopo il telegiornale, andrà in onda uno speciale dedicato alla festa del fritto che si è tenuta a Tombaccia lo scorso fine settimana. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Questo è il numero che vedete in sovraimpressione che potete utilizzare per entrare in contatto con la nostra redazione e farci le vostre segnalazioni. Buon proseguimento di serata con le nostre trasmissioni. Arrivederci.